che cosa gli abbiamo mostrato? Gli abbiamo mostrato il nostro modo di essere impresa familiare di piccola media dimensione, le nostre maestranze, di cosa siamo bravi a fare in questa specie, in questa zona, e soprattutto abbiamo anche carpito un po' il loro modo di interpretare l'impresa, come gestiscono nei paesi del nord Europa il discorso fotovoltaico, il discorso impiantistico. È stata una bellissima esperienza. Siamo partiti dalla nostra azienda, qui abbiamo illustrato il modo di lavorare qui da noi, poi abbiamo raggiunto i cantieri, abbiamo raggiunto un importante stabilimento che si trova a Porto Maggiore ed è Arredouno, che fabbrica arredamento per tutto il mondo, quindi è una bella realtà. Poi siamo andati in un'abitazione a vedere com'è il discorso storage, cioè accumulo e fotovoltaico, e siamo andati a vedere una villettina tipica delle nostre zone con l'ambizione di fare del green. Mi ha sorpreso l'alta qualità delle tecnologie di cui disponete nel campo delle energie rinnovabili. Naturalmente siamo docenti di un istituto tecnico e quindi il nostro principale interesse era rivolto ai vostri metodi di insegnamento, ma volevamo anche approfondire le tecnologie in campo fotovoltaico, installazione dei pannelli solari e quant'altro. Per questo abbiamo visitato questa azienda e i suoi cantieri. È stata un'esperienza davvero molto interessante. Anche in Finlandia utilizziamo queste tecnologie, naturalmente, ma ci sono delle differenze. Per questo è stato particolarmente interessante per noi incontrare il titolare dell'azienda, conoscere l'organizzazione aziendale, constatare anche la cura, la passione, lo spirito di collaborazione che mettono nel lavoro sulle energie rinnovabili, che, come sappiamo, è uno degli obiettivi europei. A settembre ci hanno contattato all'interno di un loro progetto Erasmus per venire a visitare le nostre realtà dell'Emilia Romagna, in particolare il nostro istituto e il tecnico Copernico Carpeggiani, delle aziende del luogo e l'Università di Ferrara. Quindi in questa settimana abbiamo fatto, diciamo, un tour mostrando loro quelle che sono le nostre particolarità, quello che noi facciamo con i nostri studenti a scuola, i nostri laboratori, come sono organizzati, che materiali usiamo, proprio lo svolgimento delle nostre attività. E poi appunto siamo passati alle aziende, cercando delle aziende leader nel settore dell'elettronica e dell'elettrotecnica, e abbiamo pensato che il Marani Group fosse un degno rappresentante. In my opinion we can see the difference between... Diverse differenze tra i nostri percorsi didattici. In Italia il percorso dura da 4 a 5 anni, in Finlandia da 2 anni e mezzo a 3 anni. Da noi la componente pratica è più importante, gli studenti si inseriscono direttamente in azienda. Normalmente, trascorso il primo anno e mezzo a scuola, poi possono trascorrere da 6 a 12 mesi in azienda. L'obiettivo, naturalmente, è permettere loro di acquisire competenze pratiche, esperienze pratiche mentre lavorano, appunto, nell'impresa. È stata una visita interessante, sia per la scuola che per l'ITIS di Ferrara, che anche per noi e CNA, fare questo incontro qui. E anche per parlare delle energie rinnovabili, soprattutto fotovoltaico, con il GSE e Terna, per tutte le questioni burocratiche, come viene sviluppato in Italia con tutte le normative CEI.